se la natura del bambino, eccetera. Non si sa la naturalezza del bambino. Ma in quella fecondità, in quell'inizio, c'è tutta la vita. C'è tutta la vita. C'è tutta la vita, tutta la sua, tutta la genetica della vita. Tutta la genetica. E così è la terra. Sì, è la terra. C'è una somiglianza. Hai un... Se mi faccio una cosa. L'altra domanda è... E per quello che sono in inverno, cioè qual è la causa? Che cosa causa l'allineamento dei geni? Questo si deve... È un ciclo di crescita del sistema solare. È un ciclo del crescimento? Sì, del crescimento del sistema solare. Periodicamente, ogni 12.000 anni circa. Cada un po' di 12.000 anni? La struttura cosmogonica delle modificazioni. La struttura cosmica ha delle modificazioni. Anche l'uomo. Allora è l'ombre, sì. Quando cresce l'uomo si modifica. Quando cresce l'ombre cambia. Quando ha 10 anni ha una sua composizione. Quando tiene 10 anni ottiene una sua lineamenti informatici che poi si differenziano, si cresce. Y después tiene unos rasgos que después se van cambiando según la cultura. El cosmos ha la misma exigencia. El cosmos tiene las mismas exigencias. Pero con su metro de tiempo. Pero con nuestro metro de tiempo. Con su metro, con su misura de tiempo, no con la nuestra. Hay diferencias de una nuestra escéptica. Cambian las enzimas de una de nuestras. Andan en la exigencia de modificación. Tienen sus exigencias. Puede ser átimo de segundo. Pero según su tiempo, que puede ser una fracción de segundo. ¿Acuerdo que es importante? Pero lo que es importante es el hecho que están verificando. Que se están verificando delle situaciones astronómicas, ciertas situaciones astronómicas identicas a queste de circa 2000 años, iguales a las de hace 2000 años, cuando vino Jesús al mundo. Cuando vino Jesús al mundo. Quindi è chiaro che questi cicli, entonces es claro que estos ciclos son legados a la evolución humana. Están ligados a la evolución humana. Perché evolvendo il pianeta, perché evolucionando il pianeta, noi dobbiamo seguire l'evoluzione del pianeta. Non possiamo fermarla. Non possiamo parare questa evoluzione. E lo stesso che una cellula è lo stesso che una cellula deve subire delle modificazioni che deve tenere modificazioni e gli enzimi si oppongono. E lo enzima si oppone. Non è possibile. Non è possibile. L'evoluzione è inarrestabile. L'evoluzione non si può riparare. Si può ostacolare. Si può ostacolare, però non pararla. Così come la verità. Esattamente come la verità. La verità si può ostacolare. La verità si può ostacolare. Mai fermare. Però non pararla. Perché, come è stato detto, tutto ciò che è stato coinvolto è una cosa che nasconde qualche cosa. Come ha detto, tutto lo che sta debajo, algo che nasconde, per la luce. Algún día saldrá la luce. Non può rimanere sempre nascosto. Non può seguir sempre nascondido. Questo è il promotore. Avrei qualche altra cosa da leggere e poi magari passiamo su. Poi Marco. No, no, è questo. A colloquio con voi, Mantras. Sono gli astrali, i signori degli spazi cosmici. La loro patria è la luce onnicreante o spirito creativo.
Sono questi signori, gli archetipi di ogni forma e di ogni sostanza manifestata. Sono questi signori la mente direttiva dell'evoluzione cosmofisica e cosmodinamica e di tutto ciò che è visibile ed invisibile, relativo e assoluto. L'uomo è una loro creazione, un mezzo con un fine ben preciso. Sono stati questi signori Elohim ad innestare nell'uomo lo spirito, l'intelligenza, scegliendolo così dal vincolo dello spirito collettivo e facendo la loro immagine e somiglianza. Lo spirito e l'intelligenza, dicono, sono un'unica cosa. L'intelligenza è un memorizzatore multidimensionale. Lo spirito è depositario di tutte le esperienze vissute, sperimentate nelle diverse dimensioni, sensoriali, emozionali, materiali ed immateriali. Disse il profeta Ezechiele, le ruote si muovevano perché lo spirito era nelle ruote, lo spirito di intelligenza era nelle ruote ed era la causa dei loro movimenti, è un paragone che lui porta, dei loro spostamenti in terra e in cielo. Lo spirito di intelligenza è la reale natura divina che l'uomo contiene. Lo spirito di intelligenza non occupa spazio e non è vincolato dal tempo. La sua vera patria è l'eternità e la sua reale natura l'immortalità. Gli strumenti di cui si può servire sono molteplici, sia sul piano dimensionale, fisico, sensoriale, sia su altre dimensioni. La sublimazione dello spirito di intelligenza è lenta, ma continua sino a raggiungere la totale realizzazione cosciente della sua reale deità. Prima che tu fossi, ti conosci dopo. Ecco la conferma. In quale dimensione? Voi siete dei e farete cose più grandi di me. Si riferiva al mezzo fisico o al cavaliere eterno spirito intelligenza che serve del mezzo fisico. Chi cerchi con questa lanterna? Io che mi risposto, cerco un uomo. Vicino a te vi sono tanti uomini e di oggi mi dico, io non cerco questo uomo. Qual uomo cercava di oggi? L'uomo non è la figura fisica che vedete, che toccate. Il mezzo fisico sensoriale è lo strumento, l'abitacolo temporaneo, mortale. È la navicella biopsichica di cui si serve l'invisibile cavaliere eterno nella dimensione in cui aspetta le sue esperienze, le sue missioni. Se lo spirito di intelligenza è forte, difficilmente si lascia condizionato al mezzo di cui si serve. Ecco perché Gesù disse, se la carne è debole, lo spirito è forte. Se la carne è debole, lo spirito è forte. L'intelligenza può memorizzare il bene o il male, ma se lo spirito è forte, incamera il positivo a respingere il negativo. Questo lo può fare quanto ha realizzato i valori complementari, sperimentandoli o recependoli dall'esperienza altrui. Se hai conosciuto che cosa produce l'opera e che cosa
Se hai conosciuto che cosa produce la guerra, non puoi non desiderarlo conoscere. Se il mezzo diviene un fine, allora l'intelligenza e per conseguenza lo spirito subiscono prove durissime. Lo spirito e l'intelligenza sanno, sublimano, esistenti sui piani contemplativi. Su questo colloquiamo. Gli arcangeli che sono sette, sono coscienza cristica? Sì, sono Elohim, gli arcangeli. Perché hanno separato le cose? È logico, perché nella nostra dimensione non è concepibile l'androide, non avrebbero potuto moltiplicare la loro identità. Quindi, non potendolo moltiplicare, hanno dovuto separare i due sessi. Ma in origine l'uomo era androide. Beh, quando poi hanno innestato la loro genetica, e le hanno innestato anche i beni più grandi che questi esseri possedono, cioè l'intelligenza, lo spirito, allora lo hanno preso a loro immagine e somiglianza. Quindi, nella dimensione la Trinità doveva essere scissa, perché è divisa. No. Questi tipi di personaggi, questi astrali, la loro sede, l'idea della stessa, quindi il padre di loro, per dire, è anche parte della loro identità, perché hanno un'identità strana, quindi per fare questo, non è tanto per apparentemente. Perché loro sono strani, sono, diciamo, il nucleo. Il nucleo è una, è un dinamismo, è un dinamismo. È come se fosse il cervello dell'intelligenza cosmica, uno dei tanti, tante cellule dell'intelligenza universale che si chiama Sole Massimo. Porta la genetica di questa sua identità, però porta una genetica per quanto riguarda la molecolazione, ovvero questo sistema solare, che può non essere la stessa genetica, cioè non tutti i cellule del cervello hanno la stessa funzione, cioè, è come un grande essere infinitamente grande, un concepito che si chiama cosa, ma il nostro è sommato un po' grande per il nostro peso. Beh, immagino un po' che ci sono adesso, quando siamo 10, 11, 12, 13, 14, 25, la nostra cosa nella cellula, è stata così. Vogliamo conoscere da che cosa sono contenti, chi invece contiene la possibilità di vivere, di lavorare. E quando? E quando? E quando? E quando?
Siamo in Donatello. Ah, siamo. Viene una cellula di questo essere macrocosmo che stiamo parlando e vogliamo immaginare. Questo grande essere che abbiamo visto, che contito tutto il mondo, no? Ci sono veramente questi esseri gigantesci, formati 150 milioni, e ce ne sono, o ce ne sono tanti. Ecco, quelli che stanno discutendo vorrebbero percepire la mia identità, però non sanno che vicino alla mia identità ce ne sono tanti altri. Infinito, entriamo nella dimensione dell'infinito. E poi la cosa più bella è quella che l'atomo di idrogeno è l'atomo della creazione. Ecco perché uno porta il segno dell'idrogeno. Il segno dell'idrogeno perché senza l'idrogeno non è possibile né la vita né le cose. E l'atomo di idrogeno che occupa spazio. Perciò in questo infinito c'è sempre qualche cosa che finisce e da qualche di quello che finisce c'è qualche cosa che incomincia. Dove c'è la discesa dei geni solari, l'hai visto? C'è Gesù avanti, poi c'è gli egiziani, ci sono buddisti, ci sono. Quindi scendendo lui, cioè la sua opera si compie, va bene, insieme a quella che compie gli altri della sua, che lo accompagna, scendono tutti insieme, non è. Non è che scende una sola parte, non è che si deve salvare soltanto l'Europa, o si debbono salvare i cristiani e i buddisti, no. Ma scendono tutte assieme, gli extraterrestri non sono della nostra sola razza, ma appartengono alla razza orientale, appartengono alla razza... Noi aspettiamo il ritorno di Gesù, ma in Cina aspettano il ritorno di Buddha. Questo è il problema. Non è che Cristo è il genio solare. Ma non c'è un solo genio solare, non c'è un solo archetipo. Ecco, questo è il problema. C'è Geova, c'è Adonai, c'è ma ognuno ha una sua peculiarità. Questo è il problema. Ma in sostanza lo Spirito Santo non è che viene soltanto per i cristiani, ma viene per tutti gli uomini. Ma quelli lo metteranno a profitto, cioè svilupperanno i valori del suo gruppo etnologico. Perché? Perché il suo gruppo etnologico ha dei valori da dare agli altri e noi abbiamo dei valori da dare agli altri. Quindi c'è uno scambio. Ma uno scambio perché? Perché l'uomo cosmico, l'uomo realizzato deve essere erotico, spirituale, magico. Esatto, l'innesto, ma vedi che cos'è qui, più che l'innesto è un paragone che mi porta, e giustamente io l'accetto questo paragone. Ma qui non c'è un innesto proprio, vero e proprio, c'è una simbiosi di valori, cioè c'è uno scambio di valori memorizzati, cioè c'è un innesto di intelligenza, di spiriti che hanno memorizzato X, spiriti che hanno memorizzato Y, insomma, spiriti che c'è un dare e un avere molto attivo e profondo dell'equilibrio universale, e non soltanto sul piano ma sul piano universale.
questo è molto importante, ma è un argomento molto difficile che può squilibrare, sconvolgere, perché noi crediamo che questo Dio, che questa entità, che questa forza onnicreante si interessa soltanto di una determinata cosa, è unilaterale, non è unilaterale, è poliedrico, perché lui deve strutturare, la forza onnicreante deve strutturare l'equilibrio cosmico, il che non può non tenere conto della mizza e non tenere conto del peccato, o non può tenere conto del peccato e non tenere conto del cuore, o del cervello, o delle strutture nervose. Thank you.